Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Visto che l'ultimo video è stato sulla mia torta di compleanno, questa volta manteniamo il trend compleanno e appunto in questo video vi farò vedere tutti i regali che mi sono stati donati per appunto il mio compleanno. Sono stata contentissima, la festa è stata proprio bella, mi sono divertita tantissimo e oggi appunto vi mostrerò un po' i regalini che mi sono stati fatti dai miei amici, dalla mia famiglia, dal mio ragazzo, dai miei nonni, eccetera. Però prima di iniziare, mi raccomando, come sempre, iscrivetevi al canale, supportatemi, fatemi sapere che ci siete, mettete like, commentate se il video vi è piaciuto e, come sempre, se volete, lasciatemi delle idee di video che vi piacerebbe vedere, insomma, sul canale. Detto questo, io direi che possiamo partire. Mi vedete con un make-up non proprio completo, perché, appunto, nel primo regalo che vi andrò a mostrare ci sono dei bellissimi prodottini make up ed è il regalo che mi hanno fatto le mie amiche e i miei amici, che ringrazio moltissimo se stanno guardando questo video di nuovo. E cosa c'è all'interno di questa bustina di Sephora? Allora, come prima cosa c'è una bellissima carta regalo che andremo a spendere insieme. Ho intenzione di portarvi nel mio shopping da Sephora e poi ci faremo un bel make-up look insieme, ma ne riparleremo in futuro. Seconda cosa che ho trovato dentro a questa magica busta di Sephora è, dan dan dan, il mascara. Qua c'è tutto un riflessone, se riesco a farvelo vedere. Il mascara Better Than Sex, un best seller di tutti i tempi. Io sfortunatamente non l'avevo ancora provato e infatti mi è stato donato. E oggi, visto che, come potete vedere, il make-up è completo tranne il mascara, mi sento molto nuda, vi dico la verità, andremo a mettere questo mascara e a votare un po' e a vedere come performa. Come ben sapete, io sono super affezionata al mio mascara di Essence. Vediamo se questo mascara super votato e super amato da tutti può batterlo. Andiamo ad aprire il super mascara, sono troppo contenta. Tanta tanta roba, super pesante, super luxury. Lo scovolino è così, un po' a clessidra e dovrebbe fare l'effetto fake lashes. Volume drammatico, lunghezza, incurvatura, insomma le ha tutte. Come prima cosa io andrei a incurvare le mie ciglia e possiamo partire. Io uso sempre la mia tecnica, quindi prima le puntine finali come base, diciamo, e già qua ragazzi vedo che questo mascara performa davvero da Dio, le vedo lunghissime. Per il momento adoro. Per le ciglia inferiori questo è bello grosso come scovolino, quindi è più difficile essere precisi, però comunque, come potete vedere, si riesce benissimo. Mi sembra di notare che non lasci esageratamente il prodotto sulle ciglia, che è un'ottima cosa, perché ci sono certi mascara che riempiono le ciglia di prodotto, che poi vengono tutti dei grumi, cose non molto carine. Questo rilascia il giusto prodotto. Aspettiamo un attimino che si asciughi, già l'effetto così mi piace tantissimo, apre tantissimo lo sguardo. Adesso poi andiamo con la second coat, che io faccio sempre sulle puntine, e poi l'ultimo passaggio, che è tutta la ciglia dalla radice alla punta, così diamo un po' di volume. Mi sembra che più ne metto, più sembrano lunghe. Pazzesco. Capisco perché questo mascara è amato da tutti, da sempre, perché ormai sono tantissimi anni che questo mascara esiste, è in produzione e mi sembra che non abbia mai perso la sua fama. Non fa troppo strato, quindi comunque anche fare più passate non rende la ciglia pesante, troppo grumosa, piena di prodotto, e separa molto bene le ciglia, mi sembra, ed ha anche un bel volume. Mamma mia, guardate qua. Comunque l'effetto mi sembra anche abbastanza naturale, quindi veramente favoloso. Guardate un po'. Mi piace tantissimo, adesso il make-up è completo. Io a questo mascara do un bel 9 su 10. Comunque rimarrò sempre innamorata del mio Lash Princess di Essence.
ma comunque questo è assolutamente a livello, se non un pelo superiore, perché comunque dà un volume pazzesco e illumina proprio lo sguardo. È bellissimo, bellissimo. Grazie amici! Col make-up completo diciamo che mi sento decisamente più a mio agio e possiamo proseguire con i regalini. Vi faccio vedere cosa mi ha regalato il mio ragazzo. Un bel gioiello prezioso della gioielleria. È una gioielleria che vende cose veramente favolose e i gioielli in questione sono questi bellissimi orecchini in oro con tutti i brillanti davanti, con questa forma di luna. Veramente sono fantastici. Poi io adoro gli orecchini a cerchio, hanno un po' un connubio dell'oro e dei brillanti di cui io vado pazza, quindi ragazzi, regalo super 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 azzeccato, sono super contenta. Grazie amore mio, soltanto regali azzeccati quest'anno veramente. Andiamo avanti con il regalo di una delle mie più grandi amiche, che non riesco neanche a considerare amiche, più che altro una sorella tra virgolette, che mi ha regalato questo fantastico kit da youtuber che contiene un cavalletto che è tutto componibile, si può tutto storgere, super comodo magari per fare tipo i vlog in macchina, mi sono immaginata, e con tutti i suoi accessori ovviamente. Con questo per tenere il telefono, questo per mettere ad esempio la GoPro infilata, questo anche per avvitare qualcosa, insomma, devo un po' studiarmela. E questo, non so, devo studiarmela. Comunque, pieno di accessori, regalo super, super utile, appunto, per la mia carriera da youtuber. E quindi, grazie cuore, grazie mille. Qua io continuo a ringraziare tutti, come se non avessi già ringraziato, però, insomma, mi viene così. Che fare? Andiamo avanti con il regalo che mi ha fatto la famiglia del mio ragazzo, che è questo bagno schiuma dei Tesori d'Oriente. Dovete sapere che io sono un'appassionata dei profumi dei Tesori d'Oriente, in particolare di questo. Questa è la mia fragranza preferita, che è all'orchidea della Cina, ma ragazzi, non potete capire quanto è buono, è proprio di pulito, è dolce, è fantastico. Ho già il profumo e così adesso mi farò le mie docce, i miei bagni con questo, così farò super profuma di orchidea della Cina. E insieme a questo mi hanno regalato con questa bellissima letterina, veramente super super estetic, veramente bellissimo questo bigliettino. Mi hanno regalato una coccola molto speciale, come dice il bigliettino, da uno studio di estetisti in cui praticamente si fanno dei trattamenti, pulizie del viso, massaggi, rimodellazione del corpo, insomma ci sono un sacco di scelte e io posso scegliere tra uno di questi trattamenti. Non vedo l'ora. Ma poi, caso strano, io quest'anno avevo detto a mia madre: l'unico regalo che voglio è un bel massaggio, ho proprio voglia di trattarmi bene, di godermela, di fare un po' di self care, no? E quindi, cioè, a caso loro non lo sapevano assolutamente, mi hanno regalato questo trattamento di bellezza, di rilassamento, questa coccola. Quindi sono super 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 contenta, non vedo l'ora. Grazie. Poi andiamo avanti e vi farò vedere il regalo di un'altra mia grandissima amica, siamo amiche da sempre. Il regalo è da parte sua e della sua famiglia ed è questo bellissimo zainetto. Ragazzi, di che verde favoloso è, troppo bello. Cioè, io mi immagino con l'outfit, con questa chicca qua, è stupenda. Poi dovete sapere che io adoro gli zainini, quelli piccoli, e questo è veramente perfetto. Dimensione giusta, colore favoloso, poi con tutte le cerniere in oro, proprio dei dettagli perfetti, bellissimo, lo adoro, non vedo l'ora di usarlo e super super apprezzato, bellissimo, grazie. Ma continuiamo, vi faccio vedere, mi devo togliere il braccialetto per farveli vedere. Mi sono stati regalati da mio fratello in differita, perché adesso lui è in Erasmus a Santiago de Compostela, due charms per il mio braccialettino di Pandora. Non riesco a mettervelo a fuoco, come si fa? Comunque ragazzi, questo bellissimo bruchetto tutto rosa che fa tutto il giro del braccialetto è veramente fantastico. Come si fa a mettere a fuoco questo benedetto bruco? Non ce la faccio. E in più mi ha regalato anche questa clip
che serve a non far andare in giro tutti gli altri charms. Grandissimo regalo, non si sbaglia mai a regalare dei charms di Pandora, ragazzi. Grazie Samu, indifferita, questo grazie. Passiamo a uno degli ultimi regali che mi sono stati fatti, che è quello da parte dei miei genitori. Questo regalo è un regalo che proprio avevo richiesto ed è un massaggio da 65 minuti più una pulizia del viso da uno dei posti più famosi a Bologna, non so se anche negli altri posti, nelle altre città d'Italia, che era appunto il self care, i massaggi, le pulizie del viso, e non vedo l'ora di andare proprio, di fare la giornata relax in cui mi faccio massaggiare per un'ora. Bellissimo, ne uscirò tipo devastata, tutta rilassata così. Bello, 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 non vedo l'ora, grazie mille. Un compleanno di relax, un compleanno di rilassamento e self care. E poi ovviamente immancabili i soldini da parte dei nonni, con cui mi andrò a comprare un pochino di cosucce. E quindi ragazzi, siamo giunti alla fine di questi regali di compleanno. Sono veramente troppo contenta, sono felicissima. Spero che vi abbia interessato questo video in cui vi ho fatto vedere tutti i regalini che mi sono stati donati e da tutti i miei cari. Se vi è piaciuto, come sempre, lasciate un like e un commento. Noi ci vediamo super presto con un prossimo video. Vi mando un bacione e ciao!